Zittissimi, che sono tutti aperti. Vado a prendere il Gaviscon. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver provato Kimbo, ma poi tu me mangi. Dopo aver recensito e scelto, ma qual è stato il dolce più buono del McDonald's? Per me il sande. Ma su sande non cucire. Un shake, esatto. Oggi siamo qui per fare la stessa cosa con il Burger King. Gli snack l'abbiamo provati, quindi è ora di provare i dolci. Abbiamo speso 16 euro. Non avevano. Non fare così, che è brutto. Non avevano il brownie. No, il waffle. E il waffle. Il brownie cosa? Ah, avevano prima i brownie. C'è il brownie, no, era il tortino al cioccolato. Niente, la sera. Vabbè. Che dire, direi di iniziare. Assaggeremo tutti i dolci che ha portato Jumpiter presi al King Drive. Mi darei 16,20 euro. Ed eleggeremo il nostro dessert preferito. Iniziamo dal primo. Allora, iniziamo da cosa, Pietro? Boh. Hai preso anche i mini sand? No, non gliel'ho detto i mini. Altro. Oh. Usano i bicchieri del caffè. Ma cos'è questo? Sweet King questo è. Sweet King. Con biscotto triturato. Oreo. Ti prendo un altro cucchiaino perché con te non mi... Classico, come quello del McDonald's. Bello zuccherato, ci saranno 66 kg di zucchero. Primo ottiene zucchero, poi ottieni potere. Molto buono, veramente. Ne lascio un po' anche a Jumpitech per assaggiare. Non molto impegnativo. Se volete un dessert piccolo ma soddisfacente, caratteristico, gara di becchi, ve lo consiglio. Voto 8. Acqua, grazie. Voto 2. Tra uguale a quello del Mac palese, secondo me. Quanto convive? Io. Più buono di... Più buono di quello del Mac comunque, eh? È più vanigliato il gelato. sto testicolando. 8,5. 8,5. Jumpitech si deve distinguere sempre per il mezzo punto. Prendi l'altro. Numero 2, dai! Passiamo all'altro Sweet King. Che è Sweet King caramello. Ma questi sono i sande, compà. Sono questi sande, quelli più grandi, guarda. No, fratello, questi sono i... Ah, questi sono i King Fusion. Cazzo. Sta capendo niente. Vabbè, sande. Non è sande, sì. Sweet King caramello. Sì. Al caramello, come dicono i romani. A sedia, a caramello. A Playa Desnuda. Come si chiama Ned Blay? Prezzo dov'è? A Playa Desnuda. Sì. Chi facci, minchia, chi facci? Ma il caramello non sa di un cazzo. Però se è bello pieno di caramello, mi viene sciolto. Identico quello di prima, solo che c'è il caramello. Vero? Ma che mi dici? No, no, adesso è arrivato il caramello. Il gelo mi aveva frizzato i denti. Però è veramente buono. Ma è buono. Forse caramello ve lo consiglio. Vabbè, dobbiamo dare un voto però allo Sweet Fusion. Come si chiama? Sweet Fusion? Sì. Io resto sull'8 perché in una scala valore metrica. Anche io 8,5. Mi piace questo. Ti piace? Allora te lo compro per il tuo compleanno. Grazie. Passiamo avanti con il prossimo dolce dessert. Comunque il Mac ne aveva di più. Ma manco gli shake hai preso. Ma gliel'ho detto a questa. Vero, non me li ha dati. Gliel'ho detto in tutti e tre, te lo ricordi? Non me li ha dati. Ma gliel'avevo detto. Però gliel'ho detto. Tu ne convieni con me che gliel'ho detti. Porco, visto che ragiono ogni tanto. Ma questa è una roba, è falsato il video. No. Ma in un bicchiere gli mettiamo un po' di aroma. Ma non cambia niente, sono le stesse cose più grandi. Ragazzi, purtroppo ci siamo resi conto che metà dei dolci Jumpitech non li ha presi. O una volta che gli chiedo di prendere una roba, non sono stato io te. Tutto. Allora, gli shake non ci sono. Però ero, vedi porco, però ero curioso. Perché c'era quella al Nesquik, al Nescafè. Oh, ti giuro che con la mia zita che ero in macchina con lei, in macchina ho detto, minchia, questo al Nesquik, al Nescafè. E che cazzo? E se non me ne ha dati che fare? Ma non ci sono nemmeno nel delivery, raga. Sia su noto sito arancione, che non è Pornhub. Sia su delivery, ma con due O finali, non c'è. Vabbè, assaggiamo il Cristo Fusion. Questa è la fragola. Che è sempre la stessa cosa, però più grossa. Ah, fragola. Cala fragola. Madonna santa. La fragola comunque sempre lo stesso sapore, super chimico. Ma tu sei ancora influenzato? Assaggio sempre prima io. Sì, mi prendo l'aspirina infatti. Si è fatto la 67esima dose perché è super a rischio. Perché è senza capelli. Fa schifo la fragola. È Sapi super Sapi monni. La fragola sa di immondizia. Non mi fa impazzire onestamente. Finora i dolci al Mac stanno vincendo. 6. Quella alla fragola 6. Vediamo 5. Che altro c'è. Visto chi è? Caramello. Il caramello. Ma sono isti. Uguali. Ma se c'era questo. Però è più ghiacciato effettivamente. La consistenza è più icy. Perché ce ne sia di più, quindi ti mantiene meglio. E quale secondo voi è il principio fisico? Si abbraccia il ghiaccio e quindi si... Dai, mi romperà. Sì, sputa cilindro. Uguale a quello di prima, chiaramente. Identico, infatti è buono. Con 66 kg di caramello. Però il caramello è abbondante. Al McDonald's devi chiedere il caramello doppio. È buono. Allora, quella alla fragola, ti giuro. Sembra sa di medicinale. No, quello caramello veramente buono. Jumpitech, ti prego, fermati. Che poi dici mi rovino l'appetito. Cietto, picchiamo a fare un assaggio. E chiedo se capo un da mezzo dolce. Mi rovino l'appetito. Allora, voto
Aspetta, oh, secondo cosa rimane? Cazzo di tapiro, cioè quando fiuto la cosa non si può. Voto di questo caramello o no, 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 di dobbiamo uniformarli, dobbiamo fare una media ponderata. Come si fa la media ponderata? Di Tommy e di PD per due. Io direi 6, perché il caramello ha superato il 5 del fragolo, ma non abbastanza da superare il 6. 6, mi accodo. Bene, passiamo al prossimo dolce, che dovrebbe essere... Andiamo al King Fusion. Caramello, è porco due, ti ho detto prendi... No, no, no! Caramello salato. Caramello salato, scusa. Sembra molto Snickers. Un po' scioltino sopra, cerchiamo di prendere un po' di granella, la cosa più golosa che sembra esserci. Posso ruttare? No. Almeno qua c'è qualcosa di crunchy diverso. Ti sta lampando gli occhi. La base è uguale. Questo topping è crunchy, salatino, caramello. Finito. Salato. T'ho fottito tutto. No, non capisco. Lo mettono nella macchina che li gira. Che cazzo? No, non credo. E allora come mai penetra anche sotto il topping? Minchia che buono. È buonissimo. Il salato ci sta da Dio. Paura. E vedi che anche sotto. Guarda, guarda, guarda. Come vedete il topping arriva bene in profondità. Quindi o con una siringa... No, no, comunque è bello impattato. Con vacanze e fanno nel... Ragione, frappè. Hai ragione, hai ragione. Buongiorno. Hai ragione. Minchia, è buonissimo questo. 9. 9. L'altro è al... Lo so, sacra simba. Bacio Perugino. No. No. Cioccolato croccante. Come vedete il cioccolato croccante che si mette sul ghiaccio diventa abbastanza ghiaccio anche lui. Croccante. Croccante. Allora prendiamo un bel po' di topping. Che sta facendo? Ci sta scegliendo? No, voglio prendere questo blocchetto che c'ha anche sopra. Sì, io lo metto in lavoro. Le Sprinkles. La base è uguale. La base è quella. Sì, è fin qua. È croccante, è croccante, sta croccando. Fa schifo. Mantiene bene. Però, cosa mi dici? Un po' troppo croccante. Sembra di mangiare segatura. Sì, beh, un minchiato, ho mangiato tutto. Allora, come se lo mangi di via, non di arrea. Ho preferito di gran lunga quello al caramello salato. Non c'è paragone, è buono. Il caramello salato stravince. Dovremmo fare la media, 8 e 9 fa 8 e mezzo. 8 e mezzo. Questo è... collab con Algida in teoria, no? Sì. Proprio in netto Algida. È molto cioccolatoso e questo è good, ma il caramello salato stra più buono. 8 e mezzo il voto complessivo. Passiamo a quelli più un po' più passiamo a quelli solidi. A quelli solidi. Passiamo al primo dei due dolci solidi, perché il waffle Jumpy Tech non l'ha preso, il brownie non l'ha preso e il tortino non l'ha preso. Potrebbe essere un cucchino, si potrebbe uccidere una persona cavandogli dall'interno. No, strapolando gli occhi e mangiandomi come un dessert. Strapolando gli occhi. Ho capito, non c'erano. Quindi non è. Poi ci picchi, c'è un solo Burger King a Palermo. No, quanti ce n'è? Uno. Non è vero. Vabbè, era uno, ce n'è. Al centro ha chiuso. Ma che dici? Ma compa, ha chiuso tipo da 2 anni. E che c'è adesso? Niente. Il progresso palermitano. Alla grande. Chiude qualcosa. Vado a prendere un cucchiaino. Allora, questa qui dovrebbe essere la cheesecake. Che a guardarla fa schifo. È veramente oscena da vedere. Ma sarà ripiena? Vediamo. Che è duro. È un blocco. Io lo metto un topping perché così fa proprio vomitare. Metti l'altra. Fa schifo. Guarda, mangi. Me la prendi l'altra bustina di topping, per favore? No, perché... Ma questo mi ha mangiato così. Ma è freddissima. Vabbè, c'è scritto in Jumpy Tech oggi sta dando il meglio di sé. E poi si chiama cheesecake, si chiama in un altro modo. Non è brutta, però. Però non sa... È lofia. È lofia, sa troppo di formaggio. Cioè, vabbè, ok, ci sta. A parte che non c'ho la base. Ma non è la cheesecake, infatti, questa. Ma che video di merda, non siamo informati su niente. Mini cheesecake nocciola. A peccare. Non la fate più, burger. Ma devi mettere il topping, perché il topping ce l'ha andato. Per me, comunque, non... passa la prova. No. Andiamo a vedere anche qual è il topping, che siccome la Nutella ha la collab con McDonald's, qua usano la nocciolata senza olio di palma bio. Andiamo a spremere in maniera ASMR. Mi sento Thomas Angry quando faccio queste cose così un po'. Stamattina ho evacuato più o meno questa consistenza. Ok, prego. No. A me stesso. Prego. Prego, Murri. Senti all'inizio la Nutella, poi si toglie e risenti tantissimo formaggio. Ma come cazzo sta mangiando? È buona cheesecake, ho imparato a mangiarla. Non è male, voto 6. 6, no, 7 io lo do. Se ti dai 6, non ti piace. 5 allora. Finiamo con l'ultimo dolce che ha preso però Jumpy Tech, perché giustamente non sanno. Cioè i pancake. Due tristissimi pancake. Ha fatto lui con l'S, lei, eh? Del signor S. Li ha fatti il signor S. Adesso è caduto in malora e lavora con Burger King. Devi chiamarmi sua maestà. Se non seguiamo uno script è proprio la fiera del cromosoma. Tagliamo il nostro pancake. Caldi? Erano caldi un po'. Sì, caldi, compa. Sono più un modacchio di mie palle.
E ne parlo su un boddacchio. Il sotto lo lasciamo no, così. No, devi pigliare. No. No, fa pe- sì, però tu ti schifi per ogni cosa, che minchia mangi. Allora, si può fare. Mi stai facendo vomitare comunque, sei un vomito. Sapore... di mare. Sapore carino, consistenza un po' meno, un po' troppo chubby per i miei gusti. Che pensi? In generale, che un pensi? Un po' con muffini. Hanno un retrogusto di legno. Però non sei tipo di pancake chimico super... Però resterei su un timido 6. 6 e mezzo, va? Sì, dai. Sì. Però non mangio perché è buono. Ragazzi, questa tristissima carrellata di assaggi finisce qua. Purtroppo, e dico purtroppo, non siamo riusciti ad assaggiare né il milkshake né il brownie. Che dire, ragazzi? Chi fa da sé fa per tre. La prossima volta vado io stesso al King Drive. E non mi tocchi il cazzo. Credo che per oggi la scorpacciata di buon umore l'abbiate fatta. 30.000 like che sì. Ma non hanno un cazzo di dolce. Hanno un pollo fritto con zuccheri sopra. Bello, è un'ottima idea, un'invenzione stratosferica. Al prossimo video.